L'architettura degli interni del Novecento ha dimostrato che l'ambiente bagno può essere il primo in qualche modo ad essere riconsiderato pienamente, ad essere reinventato, partendo proprio dal fatto che dentro al bagno, sembra una banalità dirlo, ma in effetti poi guardando i progetti ci si accorge che non è così, dentro al bagno gli elementi che lo disegnano, lo determinano, hanno delle dimensioni molto particolari, spesso in fondo contenute, rispetto anche a delle altre dimensioni altrettanto fisse che hanno invece gli altri elementi fondamentali dell'architettura degli interni, pensiamo alla dimensione di un letto, di un armadio, del blocco cucina. Questo vuol dire che il bagno, più delle altre stanze, può essere ripensato partendo proprio dalle caratteristiche prime di questi elementi, che non ci devono quindi in qualche modo condizionare necessariamente ad essere immaginati uno in batteria a fianco all'altro, tutti insieme nella stessa stanza, ma possono liberarsi e andare a disegnare attraverso una costellazione di presenze l'universo domestico in un altro modo. Così è stato per i grandi progettisti del Novecento, Le Corbusier, Pierre Charot, e così è ancora oggi. Pensiamo ai lavori di Manolo De Giorgi o di Lazzarini e Pickering, appunto, o di Elisabetta Terragni, autori tutti che dimostrano che si può frammentare, disegnare, costellare di presenze altre diverse l'idea delle nostre stanze. E proprio partendo da questa possibilità, cioè di disegnare dei bagni che non sono più necessariamente una stanza rettangolare o quadrata dove tutti gli elementi stanno uno a fianco all'altro, ma che questi elementi possono, ripeto, polverizzarsi, distribuirsi liberamente all'interno di una casa, proprio per questo le case e questi bagni possono anche completamente trasformarsi e diventare degli spazi flessibili. Questo è già successo, sta accadendo, ma sicuramente partendo da questo dato e non tanto quindi dalla tecnologia da applicare ai singoli oggetti, ma ancor prima, partendo proprio dall'architettura, sicuramente le case potranno ancora di più trasformarsi in futuro.